In questo video. Mo il cazzo mi ha preso. Piccoli imprevisti mentre gratta. Ma perché? Aspetta, il mio T-Max è acceso. No! Su Barcallini, bentornati in questo nuovissimo video di YouTube. Lo sapete bene, se Barcallo c'è un casco e un T-Max, il significato è solo uno. Oggi proveremo a impennare. Sotto l'ultimissimo video ho raccolto tantissimi consigli che mi avete dato, che sono in poche parole tutti questi qua. Ho scelto i migliori e per chi mi seguiva sull'altra piattaforma, ho offerto di essere il mio maestro. Quindi Barcallini, cosa succederà oggi? Ci sarà un maestro e più o meno 3-4 studenti, di cui uno io. Ci ritroveremo in un parcheggio e insegnerà a tutti noi a impennare. Cosa vi devo dire, Barcallini? Non vedo l'ora. In ogni caso, Barcallini, tra poco partiremo e noi ci vediamo direttamente quando siamo là con il maestro e con gli studenti. Barcallini, finalmente siamo arrivati nel punto d'incontro, solo che il mio maestro manca. Quindi nel frattempo che lo aspettiamo, proviamo qualche impennata, come nello scorso video. Fermiamoci, stop ovviamente, per tutti i nostri amici poliziotti che ci guardano. E ricordate, Barcallini, bisogna sempre togliere la trazione di controllo, che in questo caso è già tolta. Destra, sinistra, possiamo partire. Come state, ragazzi? Oggi è una bellissima giornata soleggiata. Quindi cosa significa? Oggi si imparerà a impennare. E adesso mi starete chiedendo, Barcallini, ma perché gli specchietti sono spariti? Bene, non sono spariti, sono semplicemente qua davanti. E sapete perché si fa così? Nel raro caso tu dovessi impennare, speriamo mai di no ovviamente, e dovessi cadere o di qua oppure di qua, se gli specchietti stanno aperti in questo modo qua, cadendo da quel lato si spaccherebbero. Quindi cosa facciamo noi T-Maxisti? Li mettiamo a punta e nel caso dovessi cadere da questo lato o da quell'altro, gli specchietti non sarebbero nelle spese delle cose da riparare. Ma basta parlare tanto, iniziamo a impennare. Ah, aspettate, Barcallini, un'ultima cosa. Lo facciamo sempre protetti in zone in cui non gira quasi nessuno e in posti dove non possiamo mai disturbare. Iniziamo. La tecnica qual era? Ho letto nei vari commenti: dare piano sotto i 10 km all'ora, tenere il freno, raggiungere il momento di coppia e tirare col culo. Proviamo. Niente. Oh shit. Si rinizia come nell'altro video, ragazzi. Lo sento pesantissimo. Oh, io non so, ragazzi, se sto già quasi impennando oppure no. Non lo so, ragazzi. Comunque io ci continuo a riprovare e provare, anche se dovessi fare 1000 episodi di questa serie qua, finché non imparo a impennarlo così. Ma basta parlare, io sto parlando troppo in questo video. Voglio impennare, ragazzi. Allora, riniziamo. Coppia, frenare. Niente, raga, ma perché non va? Perché? Io non capisco. Faccio tutto quello che mi dite, ma non va mai su. Allora, riproviamo. Andare piano, e sto andando sotto i 10 km all'ora. Tirare il freno, momento di coppia. Oh mio, si è alzato, ragazzi, si è alzato un minimo. Però la cosa che ci ho avuto paura, che quando sgaso forte, la ruota tende ad andare verso di qua o verso di qua. E cosa succede in quei rari casi? Quando atterri, essendo che stai andando veloce, slitti e cadi. Io l'unica cosa che voglio evitare è cadere per un'impennata. Però continuiamo. Allora, aspettate, qua ci sono delle buche, non voglio impennare in mezzo alle buche. Freno, momento di coppia. Niente, non capisco, raga. Il motore è fortissimo. Però non si alza, boh. Facciamo di nuovo questa curva qua. Io continuo a riprovarci, anche perché il mio maestro, ragazzi, mi ha detto che c'ha delle tecniche speciali per me. E nel dubbio io non riuscissi a impennare, ci sarà un trucchetto che farò da qui a tra poco. Ma lo capirete guardando bene il video. Devi aiutarmi qua, abbiamo bisogno di un variatore. Senza da solo dopo, A posto. In ogni caso, ragazzi. Ah! È arrivato il maestro! Allora, Barcallini, lui è il mio maestro. Allora, Ciro? Gianluca! Vabbè, uguale, come è, a posto? Stavo proprio parlando adesso con loro e gli ho detto che mancava il mio maestro. Come funziona qua? Freno! Ah! Fagli vedere un po' come fai. Ragazzi, lo fa sembrare facilissimo. Guarda dove va! Madonna, lui va fino a casa semplicemente pennando. Cos'è che ha detto? Freno, acceleratore. Si è alzato. Oh, ragazzi, sa che gli ho fatto la tecnica quasi uguale. Ma che T-Max è il tuo? 500. E da quanto tempo impenni? L'ho preso la settimana scorsa. Ma tu lo fai sembrare troppo facile come impenni, troppo. Però non è così facile. Andiamo in piedi? Vuoi fare in piedi? Wow, questa tecnica è difficile per me.
Fammi vedere come si fa in piedi. Aspetta. Allora, Barcallini, adesso ci farò vedere come si fa in piedi. No! No, ragazzi! No! No, non ci credo, l'ha fatto, l'ha fatto. Io vorrei anch'io copiarlo. Com'è che ha fatto? Com'è? Allora, in piedi così e poi no, ragazzi, troppo equilibrio. Ci vuole troppo equilibrio, lascia stare. Mi limito alla mia di tecnica. Allora, freno, tirare. Però dai, un pochino si alza, un pochino. Adesso proveremo sempre con le tecniche che ci ha insegnato il nostro maestro e poi vedremo se si alza. Quindi più piano vado, più acceleratore, freno schiacciato, molli freno e dai la botta con dietro. Va bene, va bene. Nel dubbio, se non ci riesco, io farò un trucchetto tra poco. Mi ha detto vai piano, perché più piano vai e più puoi raggiungere il massimo punto di forza. Quindi andiamo sempre piano, ragazzi, piano piano, mai ai 20, ai 10, e proviamo a tirarlo su. Se non ci riuscissi a tirarlo su, so già io cosa fare. È il momento che ve lo dica. C'è un mio amico che, quando lo chiamerò, nel momento in cui non riuscirò più ad impennare, mi farà una modifica a T-Max. Basta una chiamata, giro l'angolo, mi monta quel pezzo che devo montare e il motore diventerà ancora più potente. E ovviamente non dirò niente al mio maestro. Ragazzi, io ci sto continuando a provare, ma niente, non ci riesco. Non capisco perché. Tanti mi hanno detto che devo dare la botta di culo là dietro, però io non ci sto riuscendo. Boh. In ogni caso, ragazzi, io continuo a chiedervi sempre di darmi consigli per ogni errore che vedete, e so che l'errore più importante è colpa di questo dito qua, perché non sta sul freno. Mai, io penso solamente a prendere tutto il manubrio e tirare forte. Però vabbè, ragazzi, imparerò prima o poi e mi abituerò. Ovviamente voi, se vedete qualche errore, scrivetelo nei commenti, e se si offre qualche maestro qua in zona Modena, Sassuolo, è più che benvenuto. Anche perché, Barcallini, sincero, mi sono accorto che uno scarico J Costa non basta. Quindi cosa farò? Adesso il mio maestro si trova esattamente là davanti. Io andrò da lui, lo saluterò, e noi ci vediamo direttamente quando saremo dal mio amico, che mi farà fare la modifica che cambierà tutto quanto. Ed eccoci finalmente arrivati. È come un orologio svizzero, è già arrivato anche lui. Allora, Russo, come stai? Posso? L'abbiamo fatta, dai. Devi aiutarmi qua, abbiamo bisogno di un variatore J Costa. Si alza da solo dopo, A posto. Non ci resta altro che montarlo. Nel frattempo i lavori stanno continuando. Stiamo smontando il variatore. J Costa va forte. E adesso non abbiamo più scuse. Non ci fermo più niente e nessuno. E le impennate adesso per forza si faranno. Senza parlare tanto, Una cazzata, A few moments later. Lavori finiti finalmente. T-Max acceso. Diamo il soundcheck. Adesso possiamo tornare a impennare. Sono appena tornato, ho fatto una cosa che non ti aspetterai mai, però non te lo dirò. Ripetimi gli insegnamenti per impennare bene. Freno, acceleratore, molli freno, botta indietro. Mi fai vedere un'altra prova? Andiamo. Voglio vedere. È volato, ragazzi, è volato. È qualcosa di assurdo, però lui non sa quello che ho combinato io per iniziare ad imperrare bene. Allora, ha detto freno qua, di là. Avete visto, ragazzi? Oh! Come mai lo alzi? Come mai? Non parlo! È successo qualcosa con un qualcuno. Adesso siamo quasi pronti. Manca solo imparare e ricordarmi sempre di questo dito qua, sto dannato dito. Sul freno dietro. Sul freno, sempre sul freno. Dai, io continuo a fare qualche impennata. Allora, ragazzi, l'avete visto? Mi sta andando via l'impennata. Ed è stupito, non capisce il perché. Io adesso magicamente sto impennando bene. Ragazzi, comunque avete visto, ho cambiato variatore e la potenza adesso è assurda. Mi basta saltare e va su. Cioè, ogni piccola mossa che faccio, un movimento, si alza. E quindi mi ha aiutato moltissimo questa cosa. Ringrazio Rus, ringrazio Gian, ringrazio tutti, perché adesso, come mi ha detto Rus, non ho più scuse. Lui è potente e tutto dipende da me. Avete visto? Perché se non ci arrivo con la mia tecnica, ci arrivo grazie alla sua di potenza. E facciamolo di nuovo. Ragazzi,
mio Dio, cosa ne pensate? Però l'unica cosa è che appena si alza un minimo io mollo l'acceleratore. Ma non è perché non voglio andare più su, è perché c'ho proprio paura. C'ho paura di volare all'indietro, lo so. Metti sempre ancora su, dito dietro. Noi continuiamo a impennare. Là in fondo ci sono i nostri amici che impennano. Io continuo ad allenarmi finché, spero mai nella vita, non cadrò. Vabbè ragazzi, vabbè. Nel caso, il maestro è qua. Io voglio un attimo fermarmi. Lascio lo scooter qua. Voglio far pipì, ragazzi. Vado verso questo cespuglietto qua. Ma perché? Aspetta, il mio T-Max è acceso. No, che sto facendo? No, ragazzi, non ci credo. Ha preso il mio T-Max e l'ha impennato. No, quindi qualcuno ci riesce davvero. Io sono arrabbiato, non deve farlo mai più. Perché l'ha fatto? Perché? Perché? E mi continua a sbeffeggiare. Lo continuo ancora a fare. Ancora? Ancora? No. Ma c'è cambiato il variatore, te lo dico io. Come fai a dirlo? Il variatore J-Cost non parla tanto. Ma perché tu ci hai fatto impennarlo io, no? Tecnico, variatore, J-Cost. Però ci sono rimasto male io, non me l'aspettavo. Cioè tu hai impennato questo, hai impennato questo, l'ha stoppato e l'ha spaccato. Tu in poche parole impenni qualsiasi cosa. Qualsiasi. Anche macchina, due ruote. Cosa posso dirvi, Barcallini? Io per oggi mi arrendo. Ci ho provato già abbastanza volte. Mettete like, iscrivetevi, condividete. Chi ha dei consigli da darmi me li dia. E io e il mio maestro vi salutiamo. Ciao Barcallini. Ciao ragazzi.